Ben ritrovati amici di smartwork.it. È finalmente arrivata l'estate, qui a Milano fa veramente caldissimo, io non vedo l'ora di tornare in Calabria a fare un bagno al mare e anche a leggere un po' sotto l'ombrellone. Probabilmente in Calabria quest'estate con me porterò anche il nuovo Kobo Nia, questo piccolo ebook reader che ho qui nelle mie mani, che è il nuovo arrivato di casa Kobo. È un ottimo ebook reader di fascia bassa, ma mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca, ad essere sincero. Adesso vi racconto tutto in questa video recensione. Eccoci qui ed ecco qui Kobo Nia, questo piccolo ebook reader che, come dicevamo, è il nuovo modello di fascia bassa di Kobo che va un po' a completare la lineup di Kobo. Quindi questo è il più economico e a seguire ci sono Kobo Clara HD, Kobo Libra H2O e Kobo Forma, il più grande e costoso dei quattro. Quindi questo Kobo Nia teoricamente sarebbe il diretto concorrente del Kindle base, del Kindle da 79 euro, perché fino ad oggi Kobo non aveva ancora un ebook reader sotto i 100 euro. Adesso ce l'ha più o meno, nel senso che questo Kobo Nia costa proprio 100 euro, 99,99. E come vedremo tra un attimo, il prezzo non mi ha fatto impazzire. Dico che questo è il nuovo competitor del Kindle base, che è vero, ma in realtà è meglio del Kindle base praticamente in tutto. È un po' più resistente, secondo me un po' più solido, un po' costruito meglio. In generale comunque le plastiche sono migliori. Vedete dietro c'è questa trama zigrinata che c'era già su Kobo Clara HD, che mi piace moltissimo, aiuta anche un po' a tenerlo saldo in mano, ma soprattutto al di là della scocca è meglio del Kindle base per la risoluzione del display, perché in questo caso abbiamo un display da 6 pollici con una densità di pixel di 212 ppi contro i 167 ppi del Kindle base. Quindi in questo caso una risoluzione maggiore. Tenete presente che lo standard massimo della densità di pixel degli ebook reader è di 300 ppi, è lo standard che troviamo ad esempio anche su Kindle Paperwhite o Kobo Clara HD e su tutti gli altri modelli. Quindi questo Kobo Nia con i suoi 212 ppi si pone un po' a metà strada. Sono piuttosto convinto che il display di questo Kobo Nia sia un po' riciclato dalle rimanenze di magazzino di Rakuten Kobo, perché è esattamente lo stesso display e ink carta da 6 pollici che c'era anche su Kobo Aura seconda edizione e che c'è anche su Tolino Page 2, perché ricordiamo che adesso Tolino è di proprietà di Kobo. Il display è ovviamente dotato di sovrailluminazione, perché ormai l'illuminazione dei display è qualcosa che troviamo su tutti gli ebook reader in qualsiasi fascia di mercato, ma a differenza del suo fratello maggiore Kobo Clara HD, in questo caso i LED sono solo bianchi, quindi non c'è la possibilità di regolare la luce su una temperatura più calda come avviene invece su Clara HD per l'appunto. Per il resto, nonostante la densità di pixel non sia il massimo standard del settore, ovviamente si legge benissimo anche su questo Kobo Nia. Devo dire che per quel che mi riguarda ormai si può quasi dire che un ebook reader vale l'altro per quel che riguarda la lettura. Certo, qui si notano magari un po' più le lettere spigolose, tra virgolette, si vede qualche pixel in più, e la situazione è ancora peggio sul Kindle base, dove la densità di pixel è ancora più bassa, ma sinceramente per leggere un libro va bene tanto questo quanto il Kindle base, quanto qualsiasi altro modello di fascia più elevata. Diciamo che ormai la distinzione tra i vari ebook reader è più una questione di finezze, di piccolezze, di piccoli vezzi che ci vogliamo concedere in quanto lettori affezionati agli ebook reader, ma quasi si può dire che ormai uno vale l'altro. Abbiamo parlato del display, parliamo anche un po' del resto dell'hardware per quel che può valere. Il processore è da 900 MHz, la RAM 256 MB, 8 GB di memoria interna e 1000 mAh di batteria. Di tutti questi dati, secondo me quello che ci può interessare di più sono gli 8 GB di memoria interna, che è l'unica cosa veramente tangibile, perché per quel che riguarda il resto, quando parliamo di processore o RAM degli ebook reader, è una roba che fa un po' ridere, nel senso che qualsiasi processore e qualsiasi RAM sono sufficienti per farvi voltare pagina, che è esattamente quello di cui vi dovreste preoccupare quando acquistate un ebook reader. Certo, ovviamente
L'esperienza d'uso complessiva varia a seconda della frequenza di clock del processore, a seconda della quantità di RAM e così via, ma quello che cambia al netto di tutto il resto è che magari potreste avere qualche piccolo rallentamento in più quando utilizzate il menu, quando inserite la password della Wi-Fi per esempio, o anche quando sottolineate. Ecco, questa è una cosa che effettivamente devo dire è sensibile, la reattività nel sottolineare. Io vengo da un Kindle Oasis, si sente la differenza tra un Kindle Oasis di fascia altissima e un Kobo Nia che, per sottolineare, c'ha qualche piccola incertezza in più, ma per il resto parliamoci chiaro, per leggere va sinceramente benissimo. Ci sto leggendo da una decina di giorni senza alcun problema. Ho terminato di leggere su questo Kobo Nia il terzo e ultimo libro della trilogia della fondazione di Asimov, che è fantastica. Adesso ho messo un attimo da parte Asimov e sono passato a Jack London con Il Vagabondo delle Stelle, ma non vi interessa tanto delle mie letture. Questo era solo un incipit per dirvi che l'ho già riempito di libri, perché 8 GB, di cui 6,7 GB a disposizione effettivamente dell'utente, sono più che sufficienti per caricarci fino, anzi oltre 6.000 libri, quindi potete sbizzarrirvi con la vostra libreria, potete portare tutta la vostra libreria digitale su questo Kobo senza problemi. La batteria, dicevamo, è da 1000 mAh, come al solito la dichiarazione generica è che dura per settimane. Io lo sto utilizzando da poco più di una settimana. In questi 10 giorni di utilizzo, in cui ho leggiucchiato un'oretta al giorno come media, veramente difficile tenere traccia di quanto si legge, perché alcuni giorni ovviamente non ho letto, altri ho letto 2 ore e così via. Però devo dire che in questi 10 giorni mi si è scaricato di circa il 35%, quindi io immagino che come batteria siamo sulle 3 settimane circa di autonomia. Poi ovviamente dipende tutto da come lo utilizzate, dal livello di luminosità e così via. Per il resto sinceramente c'è poco da dire, nel senso che ormai tutti gli ebook reader hanno tutte le funzioni che ci si aspetta da qualsiasi ebook reader, quindi possibilità di sottolineare, di cercare le parole sul dizionario, di prendere appunti, di mettere segnalibri e così via. Trattandosi di un Kobo troviamo anche tutte quelle funzioni fantastiche che ci fanno amare l'ecosistema Kobo, e penso soprattutto all'integrazione di Pocket. Per chi non lo conoscesse rapidamente, Pocket è un servizio che vi permette di salvare offline gli articoli che non avete il tempo di leggere per poterli leggere in un secondo momento, quindi veramente una gran comodità salvare l'articolo con un clic sull'estensione da browser e poi ritrovarselo la sera sincronizzato sul Kobo Nia per poterlo leggere. E l'altra grande vantaggio di avere un Kobo rispetto a un Kindle, come dico sempre, è che supportano gli Adobe DRM, quindi vi permettono di leggere i libri presi in prestito dalle biblioteche digitali. Forse non tutti lo sanno, ma anche in Italia sono attive tantissime biblioteche digitali, solitamente in collaborazione con le biblioteche locali, quindi potete iscrivervi, prendere in prestito i vostri libri in maniera assolutamente gratuita, quindi prendere in prestito gli ebook, caricarli su Kobo, tenerli un mese, 2 mesi a seconda di quanto prevede la licenza, e poi diciamo così restituirli, nel senso che scade la licenza DRM. È una cosa veramente comoda che vi permette di leggere gratuitamente senza spendere un euro, senza muovervi da casa, e che sinceramente trovo giusto pubblicizzare, quindi ottimo questo aspetto dei Kobo. Per il resto lo vedete da voi, è un dispositivo con le stesse dimensioni di qualsiasi altro ebook reader da 6 pollici, è piccolo e maneggevole, si tiene bene con una mano sola. Il tasto di accensione è qui sotto come nel vecchio Kobo Clara HD, ma in questo caso è leggermente incassato rispetto alla scocca, quindi non c'è il rischio di premerlo se come me tenete l'ebook reader con l'indice poggiato proprio in questa posizione qui. A proposito di qui sotto, il connettore è purtroppo micro USB, fa un po' ridere nel 2020, ma come ho già scritto anche nella recensione, credo che questo Kobo Nia sia frutto in parte di un po' di hardware riciclato che andava rimesso insieme e rivenduto come un nuovo dispositivo con firmware aggiornato, quindi era un po' lecito aspettarsi che non ci sarebbe stato il passaggio ad USB-C con questo dispositivo qui. Quindi insomma, un ebook reader piccolo, compatto, a me piacciono tantissimo di queste dimensioni, perché in tutti questi giorni ce l'ho sempre avuto ogni volta che uscivo nella tasca laterale dei miei pantaloncini cargo, in modo da potercelo avere sempre pronto all'uso in qualsiasi momento mi fermassi. Mi ci sono trovato bene, ho letto parecchio, lo consiglierei?
Sinceramente, al prezzo di listino a cui viene venduto, non sono convinto che ne valga la pena. Come ho scritto nella recensione testuale, mi aspettavo che costasse qualche decina di euro in meno per fare concorrenza diretta al Kindle base, che ricordiamo è a 79 euro, per carità con le offerte speciali, ossia con la pubblicità nel blocco schermo, ma alla fine non è nulla di così drammatico. Certo, questo Kobo Nia è migliore del Kindle base perché ha il doppio della memoria interna, ha un display con una risoluzione maggiore, quindi ok, posso capire i 20 euro in più che costa, anche se questo gli impedisce effettivamente di fare concorrenza aggressiva sul prezzo, anche considerando poi che i Kindle base a volte si trovano a 59 euro. Il vero problema è che questo Kobo Nia subisce tantissimo la concorrenza interna del Kobo Clara HD, che anche se sono passati 2 anni rimane ancora un best buy assoluto, perché attualmente su Amazon costa 109 euro e per 9 euro in più, ma anche fossero 29 euro in più perché il costo di listino è di 129 euro, vale veramente la pena spendere quel pelino di più per avere un dispositivo che ha un display con una risoluzione maggiore e che ha il sistema di illuminazione Comfort Light Pro con le luci che sono di 2 colori diversi e quindi potete impostarle su toni più caldi quando arriva la sera per affaticare meno la vista. È un peccato perché a me questo Kobo Nia è piaciuto, ma davvero è difficile consigliarlo se basta spendere 9 euro in più per avere un dispositivo nettamente maggiore come il Kobo Clara HD. Quel che mi auguro è che scenda di qualche decina di euro, che lo si trovi presto in offerta a un prezzo leggermente più abbordabile, in modo che vada davvero a scontrarsi come fascia di prezzo con il Kindle base, e a quel punto non ci sarebbe storia per l'ebook reader di casa Amazon, perché questo Kobo Nia in termini di dispositivi di fascia bassa è sicuramente migliore del Kindle base di Amazon. Per questa video recensione di Kobo Nia è tutto, io sono Giuseppe, vi ricordo prima di salutarci di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, scriverci nei commenti se avete qualche dubbio su questo dispositivo o su qualsiasi altro ebook reader, e come sempre vi do appuntamento al prossimo video qui su smartworld.it. Ciao, buona lettura e alla prossima!